L'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa ha ospitato a San Gregorio di Catania il progetto Piccoli e Grandi contro il bullismo, promosso dall'Istituto Comprensivo Purrello con il patrocinio del Comune. Relatrice la psicologa Piera Di Stefano, che da anni si occupa delle problematiche giovanili. Questo progetto nasce dalla volontà di voler proprio prevenire, infatti il titolo del progetto è Grandi e Piccoli impegnati a prevenire il bullismo, quindi non andare a guardare il fenomeno già nella sua esistenza, perché purtroppo sappiamo che in diverse situazioni, da bambini della scuola elementari fino agli adolescenti, il problema c'è. È più per dare degli strumenti, quindi ai genitori, agli insegnanti e anche ai ragazzi stessi. Non a caso abbiamo scelto ovviamente di lavorare sui nostri due istituti comprensivi, che sono la Michele Purrello e la San Domenico Savio, e quindi abbiamo lavorato facendo fare dei questionari assolutamente anonimi agli insegnanti, ai genitori e quindi ai ragazzi, e abbiamo coperto le tre classi, cioè terza, quarta, quinta della scuola primaria e le prime tre classi della media inferiore. Diciamo che i risultati ci danno conferma di quello che pensavamo, perché il fenomeno del bullismo c'è, pertanto diciamo che in questa fase, che ho voluto sposare assolutamente il progetto, e l'amministrazione comunale in questo è stata particolarmente sensibile, ne proseguirà una seconda parte, cioè adesso sarà attivato tutta una serie di programmazioni, di interventi per poter espletare la seconda parte del progetto. Ringraziamo veramente l'amministrazione di San Gregorio per averci dato la possibilità di conoscere la realtà della nostra scuola, ma non soltanto, delle scuole del territorio di San Gregorio con cui abbiamo condiviso questa esperienza. Una grande partecipazione non solo da parte dei ragazzi, una grande attenzione, alcuni di loro sono qui e restituiranno i dati agli altri ragazzi, e una notevole partecipazione da parte dei genitori, che praticamente la cui totalità ha restituito i questionari compilati. C'è da parte delle scuole una crescente attenzione nei confronti del fenomeno del bullismo, in particolare del cyberbullismo, e questa è una tra le tante occasioni di riflessione intorno a un fenomeno che sempre più ci preoccupa e che continuerà ad essere oggetto di studio e di attenzione da parte del territorio e da parte della nostra istituzione, l'Istituto Purrello appunto.